Grazie, chiedo scusa dell'orario e anche del tono della mia voce che non sempre aiuta a seguire specialmente le conferenze post-prandiali. E spero anche che quello che dirò, di per sé appartiene a un campo disciplinare molto particolare che, come avete sentito, quello della teologia pastorale, possa servire alla vostra riflessione. In questo senso però che noi tocchiamo discipline di per sé distinte, diverse, ma che afferiscono a un medesimo campo, che è il campo della prassi ecclesiale. Soltanto che la materia che io cerco di insegnare lo indaga nei suoi fondamenti della scienza che studia, che quindi si fa carico di mettere a punto un metodo di corretta prassi pastorale, e voi invece lo studiate dal punto di vista della norma, dell'innervamento della norma, della prassi, eccetera. E in questo senso, anche se non immediatamente, io in realtà ho preparato 18 pagine, però mi rendo conto che non sarà possibile leggerle, quindi cercherò di stringere attorno ad alcuni nuclei, però all'inizio andrò passo passo perché il tema stesso, il titolo stesso che mi è stato affidato, va a toccare esattamente due punti nevralgici del metodo. Ed è a partire da questo che io dovrò spiegare, cercherò di spiegare grosso modo di che si tratta e quindi come possiamo intendere la decisione e l'attuazione o l'efficacia di realizzazione. E anche se, questo lo posso già anticipare, lo specifico della teologia pastorale è proprio di essere una teologia, quindi seguire per riferimenti all'azione di Dio, a Dio che agisce, a Dio che anima la vita e la missione della Chiesa, che di per sé non fanno riferimento immediatamente a soggetti presentabili, descrivibili empiricamente. E tuttavia la natura della disciplina è esattamente questa, discernere questa azione e far sì che l'azione pastorale sia risposta e consenso e collaborazione a questa azione precedente di Dio. In questo senso vorrei iniziare chiarendo il punto prospettico dal quale consideriamo qui il tema della decisione della efficacia realizzativa pastorale, ed è appunto la prospettiva della teologia pastorale, quella disciplina che ha per oggetto l'agire della comunità cristiana. In questo senso si distingue dall'ecclesiologia, che indaga che cosa è la Chiesa, ed è invece orientata a rispondere a, come compito, quello di rispondere a che cosa deve fare la Chiesa qui e ora. E così descritta, la disciplina si sottrae alla descrizione che la considera materia che studia esclusivamente l'attività pastorale dei chierici, anche se è nata con questo scopo, accademicamente almeno, quello cioè di preparare i preti. In una parte del Malloppo, che poi passerò agli atti, c'è tutta la questione del popolo di Dio e di Lumen Gentium, di come questo sia il soggetto al quale partecipano in maniera distinta, diversa, ma unitaria, comunionale, sia i chierici che i laici che i religiosi. E quindi non si tratta qui soltanto di quello che i sacerdoti, i diaconi e i vescovi fanno, dobbiamo estendere l'attività pastorale a tutti coloro che sono stati battezzati e che per questo sono partecipi della missione e della vita della Chiesa. Il battesimo che fonda quindi la qualità della corresponsabilità, in forza della quale tutti i battezzati sono coinvolti nella vita e nella missione della Chiesa. Questa estensione dell'oggetto, che per certi versi è anche coinciso con la sua pretesa di presentarsi tra le altre discipline teologiche, a partire da un proprio oggetto materiale e formale, indagati con un metodo proprio. Non vi ammorberò con un percorso accidentato che nell'arco di due secoli la disciplina ha percorso, però devo dichiarare che seguirò quella configurazione disciplinare che ha preso forma nella cosiddetta scuola dei laterani, cioè a partire dalle ricerche e dagli studi di Sergio Lanza. Ora, all'interno del dibattito complesso circa l'identità della disciplina, i laterani non prescindono dalla specificità teologica, sia dell'oggetto della materia, quindi
l'agire divino, umano della Chiesa, cosa non scontata perché spesso la teologia pastorale scivola o addirittura teorizzata in quanto sociologia religiosa, cioè studio del fenomeno religioso nella società o del contributo che alla vita sociale le religioni possono dare, tutta la questione per esempio dell'etica mondiale, da fattore cioè divisivo, come è stata dopo dalla riforma in poi, la religione dovrebbe offrire elementi utili invece alla pace sociale o comunque all'individuazione di quegli elementi che possono fondare anche l'assolutezza di una norma in forza del contributo della religione. Sia anche dal metodo. In questo senso, sto finendo la premessa, la posizione nel dibattito, la nostra posizione marca un passaggio nella storia della disciplina, dall'ancillarità rispetto alle scienze umane o alla dogmatica, alla propria identità specifica di disciplina teologica. Dico questo perché significa che nella via induttiva sono di per sé sufficienti a rispondere alla domanda che cosa la Chiesa deve fare. Identità e specificità sono date dall'oggetto, quindi la fides qua, l'agire ecclesiale e il metodo, il discernimento evangelico, che abbia il principio di incarnazione, il principio del divino umano elaborato da Arnold, il suo fondamento. Tutto questo per dire che è all'interno di questo metodo che troviamo tanto il termine decisione che il termine attuazione. A sua volta possiamo comprendere attuazione come sinonimo di realizzazione efficace. Allora vorrei descrivervi all'interno del tema appena più vasto del discernimento che sintetizza e dà conto dell'articolazione complessa del metodo. Allora la prima cosa è vorrei invitarvi ad allargare la questione del discernimento in connessione la questione della decisione di cui vi interessate o del consiglio di cui vi interessate all'interno della tematica del discernimento. Perché mi sembra che c'è una connessione tra i due, ci sia una connessione tra i due, che quindi spiega anche la specificità, per esempio, del compito ministeriale in ordine alla decisione, ma l'imprescindibilità della consultazione e del consiglio da parte della comunità di chi è corresponsabile in ordine al discernimento che deve generare poi la decisione. Parto proprio da distante. Potremmo anche chiederci, in fondo, a cosa serve decidere nella Chiesa? Non so se ci avete mai pensato. Tutte le domande semplici non hanno una risposta altrettanto semplice a portata di mano. Perché cioè nella Chiesa, a un certo punto, qualcuno deve decidere, bisogna prendere delle decisioni? Perché questa cosa non va da sé? Saputo il dato di fede, non sarebbe un gioco da ragazzi metterlo in pratica? No, non è così. La prassi non è un contenitore vuoto, non è una scatola vuota dove la teoria scrive che cosa fare, ma offre, è già organizzata, la prassi umana non è cieca, ha già obiettivi, intenzioni, strumenti, valutazioni, dentro alle quali ogni teoria deve reagire. E quindi in questo senso l'istanza della fede vale come istanza critica di questa prassi. Il Nuovo Testamento attesta la necessità di cogliere nello spirito ciò che egli dice alle chiese, cioè le indicazioni necessarie allo sviluppo della vita delle comunità. Ci sono almeno due casi espliciti negli Atti degli Apostoli, cioè i diaconi e la prassi catecumenale della circoncisione umana. Sarebbe interessante vedere perché nel caso dei diaconi, dove c'è sottostante, si coglie chiaramente un metodo di discernimento, una consultazione, una problematica rispetto alla quale o alla soluzione della quale vengono creati dei diaconi, una figura ministeriale che Gesù non aveva, di cui Gesù non aveva mai parlato. Dunque siamo di fronte a un abuso o siamo di fronte in realtà invece a un processo condotto dallo Spirito Santo? Questo dato scritturistico quindi conferma come l'esigenza del discernimento nello spirito si faccia ineludibile, specialmente a livello della prassi comunitaria e collettiva, e specialmente in quei contesti nei quali
gli schemi e i modelli del passato si rivelano inadeguati o carenti. È inutile dire che noi stiamo vivendo una fase, un tempo di questo tipo. Quanto da sempre la spiritualità cristiana ha raccomandato sul piano delle scelte personali va tematizzato e assunto come compito proprio sul piano delle scelte operative e comunitarie. In un certo senso l'istanza, la pratica del discernimento, cioè di capire che cosa Dio, il Signore, sta dicendo a noi di fare, assurge la cifra sintetica del metodo specifico della teologia pastorale. Quindi ci collochiamo in un ambito che precede in un certo senso la decisione, ma che è necessario perché la decisione ci sia, e sia una decisione quindi cristiana, ecclesiale. Cosa vuol dire fare un discernimento? Cito: significa rendersi sensibili all'azione dello Spirito nella comunità degli uomini di oggi. Sentite che è posto un secondo corno del problema, cioè la vita di questa comunità va conosciuta, va considerata attentamente, per favorire quelle realtà e processi che appaiono mossi dallo Spirito di Dio. Cioè lo Spirito agisce, sta agendo, adesso è all'opera. E per smascherare e contrastare quelle realtà e processi culturali che appaiono contrari allo Spirito evangelico. Fine della citazione. La prospettiva propria del discernere, dunque, in vista della prassi, non ci si limita a interpretare, a valutare, neppure si esibisce un'interpretazione prefabbricata da usare quale pietra di paragone, ma comprende agendo e agisce comprendendo. Perché? Perché la natura dell'uomo è storica, ma anche la rivelazione di Gesù si è storicamente determinata dei verbum, due gestis verbisque, non soltanto attraverso una predicazione o delle cose da sapere, ma attraverso una prassi, essa stessa rivelativa di Dio, che quindi considera la concreta vita umana come una via buona per la quale Dio si manifesta. Quindi, la storicità dell'uomo e della rivelazione, la libertà dello spirito che si fa presente e attivo nella concretezza di una singola vita umana, non consentono di intendere il discernimento come applicazione di formule generali a casi particolari. Il giudizio pastorale di fede emerge da un'articolazione che rimane complessa. Questa è la fatica della teologia pastorale o di chi, per esempio, è impegnato nel diritto. Dove complessità non significa stravaganza o inafferrabilità, ma necessità di riconoscere, di far reagire tra loro il Kairos, lo chiama Gesù, nel momento buono e in cui si manifesta l'iniziativa di Dio, l'amore di Dio, e l'azione che la Chiesa fa per accoglierlo e per dargli forma pratica. Questo incontro plasma assai concretamente la stessa creatività dell'agire cristiano ecclesiale, che pur rimanendo definita, limitata dalla sua storicità, si esprime e deve esprimersi in forme sempre nuove e diverse, e qui già emerge la necessità del consiglio, della comprensione del dato umano che ha bisogno di essere considerato non come accidentale o come qualcosa sul quale sovrapporre un modello preconfezionato, ma come una realtà che già porta traccia dell'azione di Dio e sulla quale occorre rispondere, seguire, acconsentire. Ma il frutto del discernimento è comunque la decisione, l'azione. Molta teologia pastorale è descrittiva, parla, raccoglie documentazione sui fenomeni, sulle problematiche, ma non agisce perché non decide, non riesce a discernere che cosa allora in fenomeni che tra loro rimangono contraddittori o comunque segnati da realtà che non sono spontaneamente dirette verso Gesù Cristo, questa decisione invece è necessaria perché si compia l'opera che il Signore ha iniziato. Essendo quindi una lettura cristologica della realtà sotto l'influsso dello Spirito, il discernimento appare fin dall'inizio strappato all'equivoco di un'interpretazione che lo accomuni alla umana prudenza o ancora più in basso al comune buonsenso. Pietà non muovere, discutere per lasciare che le cose restino come prima, parlare ma non entrare
Paolo afferma chiaramente la natura carismatica del discernimento, la sua specificità cristiana di dono dello Spirito. Per questo discernimento degli spiriti di cui parla nella prima lettera ai Corinzi, la capacità cioè di individuare i carismi autentici, è annoverato dall'Apostolo tra i doni dello Spirito che consentono di mettere in pratica la volontà di Dio. E il Catechismo San Tommaso, lo dico adesso, già vi dico, non riuscirò a dirlo più avanti, che il Consiglio stesso fa parte dei doni dello Spirito. Dunque, l'attività del Consiglio è primariamente un'attività di ordine spirituale, dove spirituale non dobbiamo intendere immateriale, disincarnata, significa secondo lo Spirito, cioè questo Spirito che rende la vita di un battezzato, il corpo di un battezzato, l'offerta santa, gradita a Dio, il culto spirituale che il Signore si aspetta. La trasformazione della nostra vita, sempre quel passo Paolo dice, non conformatevi alla mentalità di questo mondo, ma discernete. Questo discernimento manifesta sul piano della vita e dell'azione della comunità cristiana la sapienza della croce. Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, una sapienza che non è di questo mondo e dunque che non è il risultato di un'operazione meccanica o matematica, 2 più 2, o di un accordo di consenso di tipo democratico. Il valore della maggioranza non vale in queste questioni. E quindi anche qui la consultazione e il consiglio vanno ben compresi nella loro valenza, secondo me, non deliberatività, che non significa inutilità o imprescindibilità, non imprescindibilità. Si tratta qui di non far scadere, senza questa pregnanza cristologica, ogni forma di discernere scadrebbe nella figura inadeguata del giudizio prudenziale umano, che in sé è apprezzabile, ma per ciò stesso non cristiano. Molte cose nel Vangelo eccedono alla prudenza umana, non consistono nel andare d'accordo con quello che spontaneamente l'uomo vorrebbe fare o fa. Anzi, sempre esposto al rischio che l'esperienza pratica, l'esperienza del consiglio, degli organismi cosiddetti di partecipazione, dimostra tutt'altro che teorico, di degenerare negli equilibrismi del compromesso e dell'artificio diplomatico. Questa è la nota dolente delle questioni sull'inefficacia del consigliere della Chiesa. Ci fu ormai anni fa una inchiesta della rivista del Clero Italiano dove analizzarono l'attivazione dei consigli pastorali diocesani, dove si vide che praticamente molti morirono di lì a poco, proprio nell'incapacità di apprezzare che cosa sia il consiglio, che cosa sia il discernimento, che cosa sia la decisione. E quindi sostanzialmente questi organismi vengono interpretati in quegli anni, almeno in Italia, a forte caratura ideologica, come sindacalizzazione del laicato che rivendicava un potere che i chierici non volevano lasciare e così via. Tutte figure che e modelli che di per sé non sono né del concilio né della tradizione della Chiesa e che tuttavia se queste categorie, compresa consultazione e decisione, vengono tolte da questa prospettiva del discernimento in ordine alla comprensione della volontà di Dio, più o meno fatalmente diventano questioni di questo tipo, di spartizione del potere, di attribuzione di compiti, di chi fa che cosa e di chi decide, intendendo la decisione come l'espressione del potere che può prevaricare sul parere degli altri. L'origine e la qualità carismatica del discernimento non diminuisce, ma qualifica ed esalta l'impegno sul piano umano. Non si dà discernimento, per questo dicevo, comprende agendo e agisce comprendendo, non si dà discernimento, comprensione, luce su questa volontà di Dio senza un tirocinio diligente, costante, senza la coltivazione attenta al progressivo sviluppo degli atteggiamenti e dei requisiti adeguati che non si possono considerare in alcun modo scontati né mai definitivamente acquisiti. Cito:
benché si accendano da di dentro, per tradursi in comportamenti concreti hanno bisogno della nostra azione. L'azione umana, compresa l'azione della decisione, concorre alla comprensione della volontà di Dio, perché Dio rimane Dio e l'uomo rimane l'uomo senza confusione e senza separazione, perché l'azione dello Spirito Santo in noi non soffoca né violenta la nostra normale attività psicologica. Questo dinamismo del discernimento deve passare attraverso la coscientizzazione di una mente che pensa, di una coscienza che sempre più discerne e decide, di una volontà che a poco sedimenta un tipo di sapienza e di mentalità che sono tipiche di Cristo. E non si tratta di un'esplicitazione meccanica. Occorre un lavoro lungo di assimilazione di capacità creativa, cioè libera e responsabile, storicamente situata, fine della citazione. Questo vi dice anche perché la natura di un certo modo di intendere l'applicazione dei decreti istitutivi degli organismi di partecipazione che sono stati schiaffati lì senza che ci fosse una precedente coltivazione di una cultura di comunione o di dialogo o di partecipazione, e cioè di mentalità, senza una vita secondo lo spirito in cui il discernimento era già apprezzato come una qualità, come un passaggio fondamentale per la vita cristiana in sé, non soltanto per la vita delle comunità. E questo mi sembra un altro problema fondamentale dal punto di vista pastorale, ma anche dal punto di vista dell'attivazione degli organismi di partecipazione. Allora, qual è il posto della decisione e dell'attuazione? La teologia pastorale non si limita ad affermare principi, dunque non è una scienza dogmatica, basta. Da se stessi i principi non sono in grado di decidere che cosa fare in questa determinata situazione. Occorre piuttosto che essa possa precisare le modalità di attuazione dei principi stessi qui e ora. Questa modalità non è scritta dentro il principio, ma va elaborata e tradotta nella concretezza secondo il rapporto teoria-prassi che nel nostro metodo sono poste tra loro come reciproche, dialettiche e asimmetriche. Reciproche, la teoria e la prassi in un certo senso sono l'una innestata dentro l'altra, dialettiche, nessuna esclude l'altra, divide l'altra, asimmetriche, il dato di fede interpreta la realtà. Questa reciprocità dialettica asimmetrica coglie come inadeguato tanto un modello di rapporto teoria-prassi di tipo induttivo, così semplice, o di tipo deduttivo. Quello deduttivo è quello classico del decreto del vescovo che arriva e dice si fa, dovete fare questa cosa, oppure del piano, sentite l'espressione orribile, piano pastorale, che non è il progetto pastorale, piano, piani quinquennali, la previsione scientifica del futuro, la decisione dell'effetto, dell'obiettivo prima dell'azione. Questo significa, tra l'altro, che ci sarebbe anche vedere, giudicare, agire, ma vorrei arrivare. Allora, quali sono le fasi nelle quali andare anche la decisione si compie? Sostanzialmente sono tre. La prima noi la chiamiamo analisi e valutazione. Occorre che l'analisi da cui inizia l'azione e dentro la quale prende corpo la decisione comporti già anche un'esplicita valutazione che si collochi entro l'altrettanto esplicito orizzonte della fede. Papa Benedetto parlò di una fede non presupposta in porta fidei, e invece tutte le azioni pastorali e le decisioni pastorali che prendiamo sono esattamente poste nel presupposto che tutti abbiamo fede, che tutti crediamo che la nostra vita è stata salvata dalla Pasqua di Gesù e che siamo discepoli dietro a lui. In questo senso, e la burocratizzazione della pastorale comporta questo tipo di scivolamento terribile, dove cioè tutto è affidato a gente preparata ad hoc, dove tutto, ad ogni bisogno corrisponde un'azione che viene anche questa burocratizzata, prevista. Dov'è lo Spirito Santo? È chiaro che lo Spirito se ne va da qui. Qui non c'è libertà, lo Spirito c'è dov'è la libertà. E quindi è chiaro che il Signore non sta consentendo a questo tipo di pastorale. In questo senso il punto prospettico corretto colloca l'analisi e il giudizio sulla situazione in una dimensione di avvento.
spazio e tempo sono coordinate non solo delle azioni umane, su cui noi proiettiamo le nostre idee, ma anche della venuta del Signore. Il Nuovo Testamento chiama il tempo in cui è presente e agisce il Signore, non Cronos ma Kairos, cioè il momento pieno, opportuno per la decisione da prendere. Quindi, decisione, progettazione e azione entrano comunque nell'orizzonte dell'analisi e della valutazione. Non si tratta quindi di pervenire a una conoscenza, una valutazione che chiameremo scientifica o positiva della situazione, ma di orientarsi già alla comprensione di ciò che è pastoralmente bene fare nella condizione concreta e irripetibile in cui ci si trova. Voi capite che la consultazione, per esempio, come chiamate voi, è costitutiva dell'analisi e della valutazione, non è ad arbitrio del pastore, non è una cosa che se abbiamo tempo la facciamo, altrimenti no. Decisione e progettazione, secondo gradino. Si tratta di decidere che cosa fare qui e ora, non solo di descrivere una situazione connotata da determinati problemi e possibilità pastorali. Conoscenza e valutazione della situazione sono decisive in ordine alla decisione da prendere, ma questo atto della decisione è necessario perché l'agire sia strutturato. Decidere e progettare l'azione decisa sono connesse l'una all'altra. La decisione in forma di sé, la volontà, la quale non può attuarsi senza un progetto, perché l'agire umano è sempre intenzionale, e questo non diventa concreto, non incide sulla realtà, se la volontà non lo assume e non lo realizza. È questo progetto a rendere efficace la realizzazione decisa, cioè la convergenza di attori, obiettivi, mezzi, distesi nel tempo, che condividono l'obiettivo e quindi gli danno concretezza. La progettualità è carattere distintivo dell'agire umano, personale e sociale, perché l'uomo non è mai un essere predeterminato, ma sempre è dotato di libertà e di creatività, un essere culturale. La progettazione porta alla consapevolezza di questa specifica caratteristica umana e la mette a frutto. E con questo arrivo al terzo e ultimo gradino. L'attuazione consiste nel dispiegarsi di un progetto in termini di obiettivi o di programmazione, di implementazione, si dice, nelle scienze dell'organizzazione. Quindi vanno precisati alcuni obiettivi di massima, prioritari, o in quanto centrali e decisivi, anche per poter conseguire altri obiettivi, o in quanto connessi ad emergenze che non possono essere trascurate. Il consiglio non va dato sull'ora in cui esce la processione. Guardate, di cui abbiamo fatto discernimento. La programmazione declina poi il progetto pastorale definendo completamente chi fa che cosa e quando con che strumenti, ma questo non è a carico di chi consiglia, è a carico di chi poi avrà, chiamiamolo, il potere esecutivo della questione. Perché l'azione pastorale riguarda l'azione umana, il carattere di libertà e di imprevedibilità la connota, perciò la verifica non sarà solo una fase conclusiva del progetto o dell'azione pastorale, ma una dimensione costante, la più trascurata nelle relazioni pastorali. Nessun gruppo finisce la riunione chiedendosi come è andata, nessun animatore. Ed è invece in forza di questa dimensione che il processo riparte, quindi che si lascia aperta la decisione. Scusate, la decisione dell'azione pastorale a correzioni, integrazioni e ridimensionamenti che possano presentarsi necessari o che si potevano conoscere soltanto nel vivo dell'azione. Allora, chi deve discernere, chi deve decidere? Io mi avvio alla conclusione, confido che se la cosa vi interessa poi leggerete. Diciamo subito che il discernimento, come avete capito, non coincide con la decisione e la decisione non comporta di per sé stessa un discernimento. Capire cosa il Signore voglia per o dalla Chiesa non è lo stesso che decidere che cosa concretamente fare una volta che lo si è capito. Al contempo, una decisione pratica può essere presa a prescindere da una comprensione della realtà e del contesto antropostorico alla luce dello Spirito e dunque non edificare necessariamente la Chiesa e non attivarne o animarne la missione. L'efficacia di realizzazione di un'azione ecclesiale appare così dipendente da due fattori. Il primo è che quanto viene conosciuto con il discernimento gode non soltanto delle sinergie dei diversi apporti di chi partecipa, consigliando o decidendo, di quanti cioè formano la comunità,
ma dalla presenza del Signore che innerva con la sua grazia quanto viene deciso e progettato non estrinsecamente, ma per la struttura del discernimento, della decisione e dell'attuazione che abbiamo messo in campo. Secondo, quindi, l'azione pastorale non è mai, neanche quella dei giudici o degli avvocati locali, non è mai soltanto umana, ma dovrebbe essere umano, divina. Secondo, questo è ciò che sappiamo, che il Concilio ha pensato, la dottrina sul popolo di Dio del Lumen Gentium, autorizza a dire che il discernimento coinvolge tutti. Allora, trattandosi di un discernimento che coinvolge tutti, esso dà consistenza e ampiezza al soggetto che partecipa all'azione, e questo, per questa via ritorna anche il tema del progetto, cioè di un'opera comune alla quale siamo tutti, sulla quale siamo concordi, sulla quale insieme agiamo, rendendola diversamente efficace da quella generata ad esempio dal sistema binario comando-esecuzione, cioè nel caso che qualcuno comandi o imparta un ordine ad altri. Decidere, progettare è un'azione ecclesiale, perciò è un'azione di fede. La progettualità pastorale vive soltanto di quella fede che è autentica povertà di spirito, dove l'ascolto dello Spirito Santo, che quindi parla nell'intreccio tra l'eredità di una fede creduta e vissuta e la temperie di una situazione condivisa e compresa, dischiude l'orizzonte operativo idoneo alla testimonianza della fede e alla crescita della vita cristiana. Soltanto accenno a quello che troverete da qui in poi, e cioè come questa comprensione dei rapporti all'interno della comunità vada intesa in senso comunionale. Un po' critico l'idea che l'ecclesiologia della comunione sia quella adeguata ad esprimere l'ecclesiologia del concilio. C'è una discussione perché in realtà Lumen Gentium parla del popolo di Dio, non di comunio. Tuttavia è vero che l'ecclesiologia della comunio integra aspetti che la categoria di popolo di Dio non considera, e questo aspetto misterico, sacramentale della Chiesa, nella quale c'è realmente oggettivamente presente la Trinità Santa. E in questo senso allora si pone il grande rapporto delle varie soggettività ecclesiali, che rapporto stanno i presbiteri, i chierici, i laici, i religiosi. Vale nell'ecclesiologia della comunio questa importante considerazione: ciascuna soggettività è reciproca, relazionata all'altra, ha bisogno dell'altra per definirsi, per capirsi, ma anche per capire cos'è il suo compito. È interessante vedere che il sinodo dei laici ha prodotto la necessità del sinodo sui preti, che ha prodotto la necessità del sinodo sui religiosi, che ha prodotto la necessità del sinodo sui vescovi. Non è possibile parlare di un soggetto a partire dall'altro, ma questa legge della comunione vale proprio nella decisione, nella progettazione pastorale. Non è possibile che il prete decida a prescindere. Capite? Quindi questo rapporto, mi rifaccio in particolare al vescovo, a Pastore Gregis, numero 44, che contiene la dottrina della circolarità, per quello che il vescovo decide, dice l'esortazione: se la comunione esprime l'essenza della Chiesa, che non è quindi solo la comunione tra noi, ma è Dio con noi, noi con Lui, e per questo tra di noi, e per questo noi ne siamo sacramento, è normale che la spiritualità di comunione tenda a manifestarsi nell'ambito sia personale che comunitario, suscitando forme sempre nuove di partecipazione e di corresponsabilità nelle varie categorie di fede. Il vescovo pertanto si sforzerà di suscitare nella sua Chiesa, di suscitare, non di regolare o di istituire, di suscitare nella sua Chiesa particolare strutture di comunione e di partecipazione che consentano di ascoltare lo Spirito che vive e parla nei fedeli, e poi orientarli a porre in atto quanto lo Spirito stesso suggerisce in ordine al vero bene della Chiesa. In questo senso troverete anche una distinzione che a me sembra fondamentale tra corresponsabilità, collaborazione e cooperazione, laddove il primo è di tutti, la collaborazione è incardinata sul battesimo e afferisce a un ministero istituito, consegnato a dei laici, la cooperazione è la partecipazione di fedeli laici a compiti che di per sé sono del ministro ordinato, ma che per motivi di supplenza, di necessità, vengono affidati a dei fedeli laici. Molta confusione sul tema della decisione, della consultazione, dei consigli,
viene perché c'è equivoco nella comprensione di questi tre termini. Anche Pastore Sgreggi si è equivocato su questo. Infine, a finire, accenno solo a una cosa che per me è interessante. Studiando la guida pastorale mi sono dedicato anche allo studio delle scienze dell'organizzazione, dove si è sempre più evidenziata una differenza, una distinzione tra un modello di conduzione manageriale e una di leadership. Sinteticamente dico che il manager sarebbe quello che svolge il piano e si occupa dell'organizzazione del presente, del funzionamento di una macchina complessa, organizzativa complessa, e che invece il modello del leader è quello di chi orienta il futuro, torna al verbo che abbiamo sentito, cioè di chi non dice immediatamente che cosa fare, ma suscita, raccoglie dati e li organizza in una visione che consente di entrare nel futuro e di agire, di far agire quell'organizzazione. Voi troverete che il tema del discernimento, della decisione e dell'attuazione sono diversamente interpretati, hanno frutto, effetto molto diverso a seconda che il pastore intenda la sua missione come un'organizzazione della macchina complessa del presente, cioè come un manager, dove gli altri sono esecutori di un piano di cui lui è custode, o sia invece colui che elabora la visione per la quale ha necessità del consiglio e del discernimento degli altri. È chiaro che in questo tempo di cessazione della cristianità e di passaggio a un altro modo di essere chiesa, questo secondo modello è decisivo e risulta decisivo. E in questo secondo modello il tema della decisione e del discernimento rimane fondamentale.